Ciao Fabiana, buongiorno. Ciao, buongiorno Gerry. Ciao, sono molto contento di averti qua, visto che puoi raccontare il tuo feedback di svolta. La mia vita professionale è cambiata tanto e, se devo essere sincera, non solo quella, perché mi ricordo in particolare di un grafico che mi avevi fatto fare in uno dei nostri primi appuntamenti, dove c'era tutta i settori della mia vita con una sorta di punteggio. In effetti, all'improvviso è cambiato tutto, si è come sbloccato tutto, come se io avessi preso una consapevolezza diversa e in effetti fossi poi io che ho messo in atto tutti questi cambiamenti. Però alla fine del nostro percorso, effettivamente. Beh, questo in qualche maniera c'è stato un momento quindi in cui c'è stato un click, mi sembra di capire. C'è stato un momento in cui effettivamente c'è stato un click. Io avevo intrapreso questo percorso, diciamo, più per vedere che cosa potevo fare per il mio business, mentre invece effettivamente stavo passando un periodo abbastanza difficile e mi rendevo conto che stava influendo un po' su tutti i settori della mia vita, compreso il mio lavoro. Che cosa sono riuscita a fare dopo questo percorso? La prima cosa in assoluto che io non riuscivo mai a farmi vedere, quindi se facevo una diretta la facevo con la voce fuori campo, non mi facevo vedere in foto, quindi il primo blocco grosso era questo, mentre oggi sappiamo bene che i possibili clienti vogliono conoscerci, vogliono sapere chi siamo. Quindi il primo sicuramente questo. Un altro veramente molto importante è stato che avevo una scelta molto difficile da fare nella mia vita personale che non mi faceva mettere il cuore nel mio lavoro, cioè la testa, la dedizione, ma mancava poi l'anima, mancavo io veramente dentro al mio lavoro ed è importante soprattutto per quello che faccio. Allora, sicuramente sono interconnessi il punto di vista sia lato sia personale che professionale. Effettivamente ne sono una prova perché la mia vita privata in quel momento era complicata, ho detto dovevo prendere delle decisioni molto importanti che non riuscivo a prendere. Io infatti alla fine di questo percorso ho preso questa decisione, che era 2 o 3 anni che procrastinavo e da lì ho iniziato ad essere più serena, ho iniziato a mettere amore, che era la parte emozionale, era quella che mi mancava sia nella vita privata che nel lavoro. Quindi sì, sicuramente sono interconnesse. Bene, io do molto valore a questo aspetto del lavoro che faccio perché credo che possa essere differenziante rispetto ad altri percorsi formativi che un wedding planner possono fare. In questo caso si lavora proprio su alcune dinamiche che sono prettamente psicologiche e che hanno a che fare con la persona oltre che col professionista. L'esperienza che ho vissuto per me è stata positiva perché ha creato quello sblocco che io sinceramente non pensavo di poter fare anche in un breve percorso come è stato in effetti. Mi ricordo che in una nostra conversazione di qualche anno fa tu dicesti una frase che mi era rimasta impressa, ovvero che noi dobbiamo lavorare su quelli che sono i nostri lati negativi, tra virgolette, non su quelli positivi, perché effettivamente quelli positivi sono già quelli che ci stanno dando successo in qualsiasi settore della nostra vita. E io mi ero resa conto, da quella frase che c'erano appunto questi lati negativi in quel momento della mia vita che influenzavano il mio lavoro per primo. Quindi è vero, è molto Bene. importante. Sì, lavoro sull'aspetto negativo, nel senso su quello che ci blocca, su quello che ci limita, su quello che in qualche maniera diventa limitante in questo senso. Quindi andare in un'ottica strategica orientati al problema, a capire effettivamente prima di tutto come funziona il problema per poi sbloccarlo e andare nella direzione della soluzione. Perché ovviamente quando c'è qualcosa che funziona già è semplice cavalcare l'onda. Il difficile è capire cosa non funziona, sbloccarlo e far sì che la persona possa fare appunto una svolta, come è successo nel tuo caso. Consiglierei di intraprendere questo programma, questo percorso con te, Gerry, soprattutto a chi fa il mio lavoro, perché noi dobbiamo lavorare molto anche sul lato psicologico verso le nostre spose, verso i nostri clienti, e quindi dobbiamo per prime noi essere equilibrate e risolte, tra virgolette, quindi essere serene noi e
e dopo possiamo trasmettere fiducia, serenità ai nostri clienti, che comunque è un percorso che normalmente intraprendono con un po' di ansia e un po' di paure. Certo, già questo avveniva prima del coronavirus, ora a maggior ragione c'è bisogno di un vostro contributo e di una vostra consapevolezza anche psicologica. Questo mi porta a chiederti quanto essere tu più in equilibrio da un punto di vista anche psicologico ti aiuta a gestire meglio le ansie e gli aspetti emotivi delle spose. Allora, questo percorso mi ha aiutato tantissimo. E mi aiuta tanto, soprattutto adesso, con il momento che stiamo attraversando, a gestire il rapporto con le mie clienti. Sicuramente, se prima potevano essere ansiose, il coronavirus ha ampliato e creato nuove paure. Me ne rendo conto ogni giorno. È stato molto importante perché io adesso ho un equilibrio, sono molto forte, sono centrata su me stessa e riesco a gestire le cose sotto una prospettiva diversa. Sicuramente mi aiuta ad avere una, essere serena e centrata, mi aiuta ad avere una sicurezza diversa. Quindi questa sicurezza loro la percepiscono e capiscono che si possono affidare serenamente. Se percepissero in me una sorta di ansia, di insicurezza, ovviamente non potrei accoglierle e guidarle. Quindi questo sicuramente fa in modo che io possa affidarmi invece alla mia empatia in modo più tranquillo. Il momento più entusiasmante è stato in automatico alla fine del percorso, quando ho preso una decisione molto importante per la mia vita personale. Questo mi ha portato ad una serenità che iniziava in concomitanza, iniziava anche la stagione dei matrimoni, quindi per me il periodo più stressante è quello, e io mi sono accorta che ho avuto la forza sul primo evento che ho fatto di gestire in maniera più tranquilla delle problematiche. Le aree della mia vita che sono state interessate da questo percorso in modo molto positivo sono prima di tutto quella personale. Ho fatto una scelta e oggi vivo da sola, sono serena, sicuramente sono molto serena, e questo si riflette un po' in tutti i rapporti. Primo, quello con le mie clienti, perché effettivamente a volte ci vuole tantissima pazienza e mi rendo conto che una persona che già di per sé è scontenta della sua vita privata, sotto pressione, magari nervosa, reagisce in maniera diversa rispetto a quello che posso fare oggi. Dal lavoro che abbiamo fatto insieme ci sono alcune cose che sono state fondamentali, perché ti sei reso conto fin dall'inizio che sono abbastanza incostante e poi disordinata in certe cose, per cui ho iniziato ad utilizzare soprattutto per esempio Trello, che era una cosa che mi avevi consigliato per incanalarmi e avere un ordine di lavoro più preciso, quindi sicuramente quello. Infatti la stagione scorsa ho già gestito il lavoro con quell'applicazione e automaticamente ha incanalato anche il mio pensiero a un ordine, quindi a organizzare le cose in maniera diversa. Voglio dire, sono sempre stata, perché il mio lavoro è l'organizzazione, però sicuramente questo è stato un cambiamento di mentalità, di prospettiva. Un potenziamento, forse. Sicuramente, sì, un potenziamento, ma anche proprio un atteggiamento mentale diverso. Sicuramente ho iniziato a lavorare molto di più sui social, a curare questo aspetto, perché finalmente mi sentivo di farmi vedere, di metterci la faccia, e quindi ho iniziato con le dirette, ho iniziato a parlare anche di me, e sicuramente questo ha cambiato, perché era un aspetto che non curavo io, quello dei social, invece oggi è fondamentale. Ci dedico veramente molto più tempo rispetto a prima, quindi diciamo che adesso fa parte del mio lavoro anche questo. E quindi capire un po' che cosa in questo momento, qual è l'argomento migliore, di che cosa possono avere bisogno, come posso aiutarli. La mole del mio lavoro è sicuramente aumentata tanto e mi accorgo che c'è proprio come una sorta di richiamo in quello che io emetto, nella positività, nella forza che metto della mia immagine, ed è un rapporto sicuramente più bello con i miei clienti.
Bene, poi ovviamente come sappiamo c'è sempre qualcosa in più che possiamo fare, quindi la tua ricerca continua, io vedo che stai continuando in autonomia in questo caso a progredire, ma grazie al percorso hai anche delle, come dire, delle nozioni, delle informazioni, dei processi che puoi mettere in atto anche in autonomia, quindi in qualche maniera una volta esaurito il percorso poi hai tutto quello che ti serve per poter continuare da sola. Sicuramente posso continuare da sola, ho ancora il blocco degli appunti che prendevo con te, per cui ci sono tante piccole cose che non avevo ancora messo in atto e che adesso diciamo che sto approfittando di questa pausa forzata Certo. per tirar fuori e cominciare a utilizzare, insomma. Sarei aspettata di ottenere questi risultati in breve tempo? No, sinceramente no. E ne sono rimasta veramente molto molto sorpresa, anche perché sono arrivati come una svolta tutta insieme. Proprio alla fine di questo percorso, nel giro veramente di 20 giorni, ho cominciato a vedere un grande cambiamento. Ho preso il coraggio e questo era un altro delle cose che erano rimaste in sospeso da anni, il coraggio di aprire un altro studio in una zona anche lontana da me, per cui mi impegna tantissimo, anche, è un po' come ripartire da capo, perché sono in una zona dove non mi conosce nessuno, ho aperto lo studio a Firenze, è stato un atto di coraggio che non pensavo di avere e che sognavo sempre, sognavo, sognavo e adesso ce l'ho fatta, sono molto contenta. Bene, complimenti per questo passaggio che credo sia appunto un atto, come hai detto tu, di coraggio che fa vedere proprio nel concreto l'azione che tu sei riuscita a fare che forse prima non avresti fatto. Sicuramente prima non l'avrei fatto, faceva parte di quel blocco, di quelle paure che mi facevano fare mille domande e poi alla fine non facevo nessuna azione. E invece adesso mi sento sicura e prendo una decisione senza farmi bloccare da pensieri negativi, da paure che comunque vabbè, sono normali perché il nuovo ci Certo. spaventa, ma è una cosa diversa sicuramente. Bene, Fabiana, io ti ringrazio veramente tanto per aver condiviso con me e con tutte le persone che potranno vedere questa tua testimonianza, perché dà veramente la misura di quanto il cambiamento e il miglioramento sia possibile, di quanto sia necessario farlo, sì, da un punto di vista tecnico, professionale, ma anche personale. E quindi l'intreccio tra queste due dimensioni è esattamente il lavoro che abbiamo fatto insieme. Quindi ti ringrazio veramente tanto di aver portato il tuo contributo. Ti faccio in bocca al lupo per tutto e ti ringrazio ancora. Grazie a te Gerry per tutto il percorso che abbiamo fatto e per avermi invitata oggi. Grazie. Grazie, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao.